Terraneo Studi Politeisti. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che porta avanti la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi eccezionalmente abbiamo un programma molto nutrito perché andrò avanti a fare la trasmissione da adesso fino alle 8. Praticamente avremo 5 ore di magia, stregoneria e paganesimo. Non mettetevi le mani sui capelli perché sono stato avvertito ieri, per cui ho avuto la possibilità di organizzare la trasmissione in maniera, penso, adeguata. In pratica faremo la prima trasmissione come le abbiamo sempre fatte, cioè leggendo un'altra introduzione, visto che non c'è Francesco, alla Teogonia di Esiodo. Poi farò un po' di notizie stampa, un po' di rassegna stampa, le solite notizie stampa, prenderemo le telefonate fino alle ore 16:30, forse un po' di più parleremo. Dopo questo metteremo su un po' di avvisi della radio, di iniziative della radio, un po' di comunicati, e vi manderò per intero la Carmine a Burana. Ricordate quell'opera di Worf, dove c'è il pezzo della fortuna e tutta una serie di pezzi? Comunque ve li illustrerò prima di mandarvi l'intera opera. Secondo me è una delle opere più belle. È una delle opere fatte su dei canti goliardici fatti dai primi studenti, cioè dalle prime università private, cioè private nel senso laiche, non religiose, del Medioevo, in cui gli studenti a un certo punto cominciarono ad andare in giro per l'Europa a diffondere un po' questo pensiero astratto che il cristianesimo aveva ucciso, aveva massacrato. Questi Carmini vennero trovati da Worf, da altri. Worf li ha trovati praticamente, Orf li ha trovati, e li ha letti, se ne è entusiasmato e ha fatto forse la più bella opera di questo secolo, forse, naturalmente dopo ognuno ha i propri gusti, però naturalmente sono canti di gioia, canti alla fortuna, canti alla primavera, canti a Venere, canti al gozzovigliare, canti a star bene, canti alla felicità, cioè canti anche al piacere sessuale, cioè tutto quello che la Chiesa vietava, tutto quello che il cattolicesimo imponeva come costrizione, e sono dei canti di liberazione. Su 20 pezzi, secondo me, ce ne sono 15 veramente belli, altri 5 forse non appartengono al nostro gusto, però penso che in un'ora ci sono circa 40 minuti di bei pezzi, per cui vale la pena di ascoltare l'intera Carmine a Burana. Poi metteremo su ancora un po' di comunicati della radio e circa le 18, sulle 18, vi farò una lettura da Lucrezio, vi leggerò qualcosa di questo poema incredibile, di questo epicureo che è andato perduto, è trovato casualmente nel 1400, cioè riuscirete da quei pezzi a capire quanto era grande il pensiero scientifico sia a Roma che nella Grecia che nel paganesimo, perché non è semplice, cioè prima dell'arrivo di Cristo Lucrezio muore poco più di 50 anni prima dell'anno zero, credo più o meno, dopo vediamo, e il pensiero scientifico era un livello altissimo, cioè una concezione della natura, una visione della natura, una razionalità con cui guardare la natura, che verrà effettivamente distrutta e saccheggiata dal cristianesimo da Costantino in poi. Infatti dopo Costantino il libro sparisce, è un libro che allora a Roma aveva un grande successo, sparisce completamente e viene ritrovata una copia casualmente nel 1400 e ristampata un po' alla volta, e adesso penso sia uno dei più grandi trattati di Roma antica. Poi vi farò anche un accenno da Sesto Empirico sugli scettici. Vi leggerò come è nato il culto della Madonna. Come mai nel cristianesimo c'è il culto della Madonna. Vi leggerò la storia di come questo è avvenuto, perché è significativo per comprendere che cos'è in realtà il cristianesimo. E dopo la storia della Madonna vi leggerò un'altra storia ancora. Ed è una storia della stregoneria, una storia di donne. Da donne che corrono coi lupi, vi leggerò questa storia della stregoneria e infine riprenderemo il nostro Tommaso Didimo. Naturalmente ogni tanto prenderemo le telefonate, cioè prenderò telefonate
verso la fine di questa trasmissione prenderò le telefonate, prenderò le telefonate in privato mentre c'è il Carmine Burana oppure quando c'è la pubblicità. Poi prenderò qualche telefonata alla fine della storia della stregoneria e qualche telefonata alla fine di Tommaso Didimo. Per cui è abbastanza articolato la trasmissione di oggi. Purtroppo so che gli impegni con le persone sono tanti, cioè le persone hanno tanti impegni, però tenete presente che stiamo facendo una cosa, sto tentando di fare una cosa eccezionale. Fatalità, oggi Francesco è impegnato con i suoi lavori di azienda, per cui era importantissimo che non ci fosse, lo sapevo già che non avrebbe potuto esserci, e vabbè, faccio auguri a Francesco che con sto caldo è a lavorare, insomma. Bene, allora, vi ricordo innanzitutto che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Dalle mail che ho ricevuto ci sono anche dei ricercatori di università americani, per cui irraggiungibili da parte di italiani, che si stanno interessando ai lavori che sto facendo, per cui tenete presente anche questo, insomma. Boh, naturalmente è una mia soddisfazione questa. Detto questo, vi ricordo che c'è da pagare le tasse, c'è da presentare il modello 740 e nel modello 740 c'è da firmare per lo Stato o per la Chiesa quel famoso 8 per 1000. Noi vi chiediamo, per favore, firmate per lo Stato, non date i soldi alla Chiesa cristiana. Ogni lira che viene data alla Chiesa cristiana serve per stuprare bambini, spacciare eroina, distruggere i sistemi sociali, costruire la fame, costruire la miseria, la malattia e la disperazione. Questo è la Chiesa cattolica. Quando vedrete gli spot pubblicitari del prete buono che consola il moribondo, sappiate che quel prete ha costruito quel moribondo e le condizioni che quel moribondo vivesse. Quando si vede allungare il pane, ricordate, quel prete ha costruito quella miseria in cui quei bambini stanno vivendo e lui si nutre di quella miseria. Pertanto non firmate per la Chiesa Cattolica, firmate per lo Stato. Comunque lo Stato li userà in maniera meno dannosa che non la Chiesa Cattolica. Riflettete bene prima di firmare. Bon. Detto questo, ed oggi è una giornata anche abbastanza calda, prendiamo il discorso da Esiodo. In realtà io oggi vi avevo detto che avrei cominciato a leggere Esiodo, in realtà comincerò a leggerlo, però dal momento che non c'è Francesco, io ho un'altra introduzione da leggere al lavoro che sto facendo su Esiodo, ed è abbastanza importante perché, niente, lo capirete mentre lo sto leggendo, perché altre persone hanno interpretato Esiodo e hanno letto allegoricamente alcuni dei, alcune divinità e alcuni modi di essere e di rappresentare, come se fossero storie allegoriche, insegnamenti morali o roba di questo genere. E per me è importantissimo anche andare a affrontare anche questo argomento, perché altri lo hanno fatto, insomma, e confutarlo dal punto di vista pagano, perché il paganesimo ha una sua visione di rappresentazione della realtà. Quella visione della realtà non appartiene al cristianesimo, è tutta un'altra cosa. So perfettamente che Esiodo viene letto dalla filosofia in modo allegorico. Ad esempio, viene elencata la prima trinità composta da Gaia, Urano e Eros, dove Gaia viene interpretata come la materia, Urano il cielo ed Eros l'attività della materia che riproduce se stessa. Oppure vengono letti in maniera allegorica i figli di notte. Dice Schopenhauer, i greci primitivi non riuscivano ad esprimere i loro pensieri se non sotto forma di immagini e di metafore. Sicuramente un bel passo avanti rispetto a Martino di Braga, che intorno al 573 farneticava,
Allora il diavolo e i suoi ministri, i demoni che furono cacciati dal cielo, vedendo che gli uomini ignari, abbandonato il loro creato, andavano errando dietro le creature, cominciarono a manifestarsi a costoro in forme diverse e a parlare con loro e ad esigere che questi offrissero loro sacrifici sugli alti monti o nei folti delle selve e adorassero loro al posto di Dio, dandosi nomi di uomini scellerati che trascorsero la vita in ogni sorta di crimini e scelleratezze. E così uno affermò di essere Giove, mago incestuoso, in sì gravi adulteri da prendersi in moglie sua sorella che fu chiamata Giunone e arrivare a corrompere le sue figlie Minerva e Venere e anche a violare turpemente i nipoti e tutta la parentela. Un altro demone si chiamò Marte, che fu istigatore di liti e di discordia. Un altro poi volle chiamarsi Mercurio, che fu l'astuto artefice di ogni ruberia e di frode. A costui, quale dio del guadagno, gli uomini pieni di cupidigia nel passare dai crocicchi offrono in sacrificio mucchi di pietre, gettandovi sassi. Un altro demone prese il nome di Saturno, che avvezzo ad ogni crudeltà, divorava perfino i suoi figli appena nati. Un altro ancora inventò di essere Venere, che fu una meretrice. Essa ha fatto la prostituta non solo con molti amanti, ma anche con suo padre Giove e suo fratello Marte. Cioè soltanto un mentecato cristiano può arrivare a interpretare l'immagine della religione greca in questo modo, o romana. Dice Schopenhauer, così ad esempio siamo di fronte a un'allegoria morale. Quando Esiodo elenca i figli della notte e subito dopo i figli di Eris e Discordia, che sono fatica e danno, in realtà si tratta di oblio, fame, dolore, lotta, omicidio, lite, menzogne, ingiustizia, sventure e giuramento, mentre è un'allegoria fisica la sua rappresentazione, mentre un'allegoria fisica la sua rappresentazione personificata della notte e del giorno, del sonno e della morte. Naturalmente è un giudizio monoteista, è il giudizio di chi non ritiene che quelle immagini siano tali da risultare dei, né che gli estensori di quelle immagini sviluppano delle idee diverse da quelle che vengono rappresentate dal monoteismo. Per Schopenhauer l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e dunque quanto gli antichi descrivevano erano cose sì culturalmente diverse da quelle descritte dalla società monoteista, ma erano sempre gli stessi uomini, avevano lo stesso percepito, lo stesso vedere e lo stesso sentire. Questo è l'errore fondamentale. La descrizione del mondo è sì fatta culturalmente, ma la cultura nella quale gli esseri umani nascono, crescono e alla quale vengono addestrati condiziona la loro percezione del mondo. Il mondo che li circonda non viene mai descritto in sé per sé, ma la descrizione è relativa alla sottomissione culturale ricevuta e alla sua fagocitazione, cioè alla quantità di condizionamento culturale che l'individuo fa proprio trasferendola nella propria struttura fisica, psichica ed emozionale e attraverso questa manipolazione la ritrasferisce nel mondo che lo circonda. Il significato di una parola, di un termine, è attribuito per quanto oggi quel termine significa. Anche nella ricerca etimologica dei termini, questa non si discosta dall'assonanza col significato che quel termine assume nella situazione culturale attuale. Il termine Diana deriva da una radice antica, la radice di luce, e sta a significare la luce che assume la coscienza di sé, il Dio. La ricerca storica dell'evoluzione del significato ci porta a questo, ma la cultura in cui viviamo è assolutamente separata dalla cultura degli esseri umani che svilupparono quel significato. C'è un anello di congiunzione ed è l'origine del significato di Diana, ma non c'è la cultura nella quale quel significato è venuto germinando. Manchiamo dell'oggettività culturale in cui quel significato si è formato. Da qui il diritto di Schopenhauer di affermare che si tratta di allegorie quanto viene espresso da Esiodo. È un diritto che gli si riconosce in quanto monoteista, in quanto incapace di uscire dal mondo della ragione e afferrare significati diversi da quelli che la struttura educazionale gli impone. Scartati i significati di demoni che combattono il Dio padrone dei cristiani, rimane l'allegoria.
Questo non inficia il potere del Dio padrone, che può continuare a guardare dall'alto in basso gli dei descritti da Esiodo, che tanto sono solo delle allegorie e non sono reali. La questione è diversa dal punto di vista pagano. Si tratta di rivendicare il punto di vista pagano attraverso il quale guardare il mondo. Il punto di vista della stregoneria, che forzando i limiti imposti dalla ragione specifica di ogni cultura, chiede una propria autonomia per spaziare in ogni mondo della percezione, senza per questo essere rinchiusa in un manicomio soltanto perché grida che il re è nudo. A differenza di Martino di Braga o di Schopenhauer, il paganesimo non rivendica il diritto alla credenza. Il paganesimo non indica un qualcosa a cui credere, ma un percorso di dilatazione soggettiva dell'individuo, un percorso di libertà dalla descrizione della ragione per giungere nei mondi della percezione. Dei mondi della percezione il pagano riporta quanto incontra, solo che non riporta quanto incontra al fine di distruggere la ragione e le relazioni sociali che la ragione ha costruito, per quanto aberranti queste siano, ma riporta nella ragione quanto e nella forma che la ragione può ritenere comprensibile ed accettabile. Dal momento che è comprensibile ed accettabile, può essere interpretato anche da gente come Martino di Braga o da Schopenhauer. Chi subisce l'interpretazione deve chiedersi: cosa questo comporta? Per i contadini, cui si rivolgeva Martino di Braga, la schiavitù. Ne sapevano qualche cosa in Valle Arendena. Per l'interpretazione di Schopenhauer, sia un cammino per l'uscita dall'orrore cristiano, sia un tentativo del cristianesimo di rendere innocui gli dei greci. Il paganesimo deve rivendicare la propria indipendenza dal monoteismo nella relazione col mondo che ci circonda. Attenzione, per indipendenza della ragione intendo dire che gli esseri umani pagani sono diversi dagli esseri umani monoteisti. Allora, ripeto ancora, per indipendenza della relazione intendo dire che gli esseri umani pagani sono diversi dagli esseri umani monoteisti, non solo per come si collocano davanti al mondo, ma per la diversa trasformazione subita nel collocarsi in maniera diversa davanti al mondo. La relazione fra soggettività ed oggettività modifica sia l'uno che l'altro, e l'uno e l'altro, dopo la relazione, non sono più gli stessi di prima della relazione. Gli esseri umani, e con essi ogni soggetto di diritto, deve essere uguale davanti alla legge. Nel sistema sociale deve essere soggetto agli stessi diritti e agli stessi doveri, diritti e doveri che non devono avere privilegi per nessun soggetto. Detto questo, che risulta essere uno dei concetti acquisiti, almeno come enunciato dalla Rivoluzione francese, e ancora oggi viene ignorato e disatteso nella pratica, il concetto di uguaglianza giuridica e sociale viene sostituito con il concetto di uguaglianza davanti al Dio padrone, il quale mantiene per sé i privilegi, estendendoli ad una gerarchia che pretende di rappresentarlo. In base a quella gerarchia, gli uomini sono uguali in quanto creati uguali dal Dio padrone. Peccato che per gli uomini siano il divenuto di condizioni diverse all'interno delle quali hanno dovuto modificarsi e adattarsi. Pertanto i singoli esseri umani sono intimamente diversi gli uni dagli altri, e questa diversità è riconoscibile soltanto se è riconosciuta l'uguaglianza giuridica e sociale degli esseri umani. Cosa significa tutto questo? Significa che le mie sfide nella vita mi hanno trasformato, mi hanno reso coraggioso negli infiniti mondi della percezione, o almeno in quei mondi nei quali sono riuscito a giungere. A differenza, chi si è messo in ginocchio davanti al Dio padrone è pavido davanti allo sconosciuto. Anziché rimboccarsi le maniche davanti allo sconosciuto, supplicherà l'intervento del Dio padrone. Quando io mi rimbocco le maniche, pretenderà di impossessarsi del prodotto del mio lavoro. E quando io manifesterò elementi dello sconosciuto che ho incontrato,
tenterà di accendere i roghi per poter nascondere la sconfitta della sua vita. Cosa significa questo? In percezione alterata io vedo l'energia vitale stagnata di color nero-blu. Dove incontro quel tipo di colore ricevo delle sensazioni di orrore, di distruzione, di rattrapimento. Il nero della notte, della disperazione, dove non esiste la luce del che fare e l'individuo si sente esperso, smarrito e inghiottito nel nulla del divenire. Lo riconosco, è una visione soggettiva, il risultato del mio divenuto. Quando incontro questo tipo di nero fra gli esseri della mia specie, scorgo discordia, intesa come sopraffazione, fatica, intesa come pene dolenti, e vedremo come le due cose sono due dei, difficoltà ad affrontare la quotidianità, oblio, quanto dolore deve affrontare nel presente chi dimentica il proprio passato, fame, intesa come impossibilità a soddisfare i propri bisogni, dolori, intesi come costrizioni sia fisiche che psichiche, lotte e battaglie per la sopraffazione di chi non si può difendere, delitti e omicidi come prevaricazione sociale, discorsi e ambigui discorsi intesi come l'apparenza recitata per ingannare le aspettative di chi non è in grado di discriminare. Anarchia, anarchia dei greci, non l'anarchia di Proudhon. Anarchia intesa come impossibilità degli individui di organizzare la propria vita, sciagura intesa come distruzione della vita degli esseri umani. Questo io lo colgo in misura diversa, quale espressione di quanto suscita in me l'orrore quando in percezione alterata colgo l'onda blu-nera. Tutti questi dei sono fenomeni che si manifestano nella vita degli esseri umani. La fonte, la ninfa dalla quale traggono origine è quell'onda blu-nera che entrando nel cuore degli esseri umani manifesta quegli dei quali fenomeni sociali. Fenomeni attraverso i quali si costruiscono le relazioni sociali. La fonte d'origine è quell'onda blu-nera che viene combattuta dalle armate di Arlecchino in mondi della percezione contro i benandanti, se volete. Anche se ormai i benandanti non ci sono più. D'altro canto, le lotte per la giustizia sociale riescono nel loro intento. Questi dei saranno privati del loro cibo. Ripeto, d'altro canto, se le lotte per la giustizia sociale riescono nel loro intento, questi dei saranno privati del loro cibo. Per distruggere pena dolente, oblio, fame, dolori, lotte, battaglie, delitti, omicidi, anarchia, sciagura, discordia, inganni, è necessario prosciugare la fonte del blu-nero calato nel cuore degli esseri umani. Nello stesso tempo, se la manifestazione di questi fenomeni recede nell'ambito sociale, anche l'onda blu-nera calata nel cuore degli esseri umani recede. Solo che l'onda blu-nera non è priva di volontà e determinazione. Ella possiede nous, possiede determinazione, pensiero, intenzione, scopo e progetto, esattamente come i fenomeni che produce. Che proprio perché hanno nous, pensiero, scopo, progetto, volontà, sono dei. Quel blu nero è la notte della conoscenza e della consapevolezza. Non è notte la luce in cui agisce il cacciatore d'agguato, non è notte in cui Selene splende per donare consapevolezza, non è notte che genera giorno, che genera notte, è un'altra notte. È notte nera in cui la disperazione agisce da padrona, è notte nera dalla quale i cristiani prelevano la croce da imporre agli esseri umani. Questi dei, figli di notte, hanno una rappresentazione reale, anche se non è fisica, come nel mondo della ragione si intende, ma hanno realtà e hanno manifestazione nei fenomeni umani. Si possono combattere sia come fenomeni che si manifestano negli esseri umani, sia come consapevolezza che tenta di espandersi negli esseri umani alimentandosi dalle loro azioni. Per un cristiano come Schopenhauer è solo descrizione allegorica. Per chi altera la percezione, sono soggetti consapevoli di sé che manifestano intelligenza e determinazione. Se si combattono questi dei come se siano soltanto dei fenomeni,
essi possono essere sconfitti in una rappresentazione, ma continueranno a presentarsi sotto altre spoglie e in altre situazioni. Può essere svelato un aspetto di inganno ed eliminato, ma inganno si ripresenterà sussurrando nell'orecchio di altri esseri umani che, esercitandolo come Dio, riusciranno ad avere dei vantaggi. Finché non si elimina il vantaggio di vivere ingannando, inganno avrà sempre casa fra gli esseri umani. È come, per pena dolente, il suo aspetto peggiore in questi ultimi 2000 anni è il cristianesimo, quale fenomeno di pena dolente espressa dal cristianesimo è stato limitato, ma pena dolente è sempre riproposta dal cristianesimo, che nell'allevare e alimentare pena dolente attraverso l'esposizione della croce ne ha fatto il fine della sua esistenza. Così gli esseri umani devono costringere i loro figli a soggiacere a pena dolente, perché il loro Dio padrone li ama mentre li distrugge. Posso concordare con una nota dell'autore, cioè Schopenhauer, a proposito della sua confutazione del panteismo, dove dice: se intendete spiegare il mondo, non servono né panteismo né mitologia ebraica. Cominciate ad osservarlo e a concordare perfettamente, salvo disquisire su come la nostra autodisciplina, il nostro intento e la nostra emotività ha costruito i nostri occhi attraverso i quali guardiamo il mondo. Gli occhi di un cristiano non sono uguali agli occhi di un pagano. Nel mondo della natura il cristiano troverà la creazione che il suo Dio gli ha donato. Nel mondo della natura il pagano troverà un universo di dei, sia forma, tensioni e fenomeni, nei quali si immergerà riconoscendoli uguali a lui. Quando altererà la natura, il cristiano lo farà da padrone. Quando altererà la natura, il pagano lo farà per necessità. Gli occhi che guardano sono diversi. I fenomeni che si manifestano sono percepiti in maniera diversa. Le tensioni della vita vissute con un diverso spirito e un diverso intento. Gli esseri umani devono essere socialmente uguali, ma il loro divenuto li rende diversi. Un pagano si attrezza per affrontare lo sconosciuto divino. Il cristiano si mette in ginocchio e supplica. Un pagano può fallire, un cristiano è fallito. Per questo motivo, quanto un pagano coglie, un cristiano non è in grado di cogliere, e quanto afferma un cristiano è pura follia illusoria che contribuisce a disarmarlo davanti alla vita, inducendolo a pregare. Dunque, ad ogni pagano i suoi dei. Molto bene, questo era un altro prologo che dovevo leggervi. Se ci fosse stato Francesco e la trasmissione fosse stata normale, ve l'avrei letto stasera. Prendiamo invece la teogonia e cominciamo ad affrontare invece la teogonia, ma non ve ne farò moltissimo, ne farò solo poche pagine. All'inizio fu caos. Caos inteso come ente indescrivibile da parte della ragione. Uno spazio in movimento, un movimento che per la ragione diventa incomprensibile dal momento che per la ragione solo gli enti si muovono all'interno dello spazio e lo spazio non è ente ma contenente. Caos per la ragione umana non è essere in sé, ma è soggetto in sé che contiene esseri in sé che si muovono. Lo spazio, afferma la filosofia illuminista,
non esiste se non nella misura in cui gli enti lo occupano. Lo spazio non esiste in sé, non appare alla visione se non quando il veggente lo occupa. Eppure è da quest'idea che prende forma la teogonia esiodea. In quanto gli dèi altro non sono che manifestazioni della materia all'interno di questo vuoto, dall'idea primordiale dello spazio vuoto allo sviluppo delle idee dello spazio, in cui gli dèi agiscono riempiendo quello spazio di cui gli dèi sono oggetti propri di quello spazio, in quanto in quello spazio si dilatano. La modernità o l'attualità di quel pensiero appare oggi, dopo che nel 1789 si è concluso il primo processo di trasformazione della stregoneria per l'uscita dall'orrore cristiano. Fino a soli un centinaio d'anni or sono questa idea era assurda ed illogica, in quanto la logicità di ogni pensiero era data dall'esistenza di un Dio a priori, di una volontà a priori, quale creatore, ordinatore e determinatore di ogni esistente. Oggi si può affrontare un'idea antica di 5.000 anni come un'idea attuale, in quanto si è usciti dall'orrore delle concezioni imposte dal cristianesimo e che rappresentano all'interno dell'intera storia umana un grande buco nero e scuro, riempito dall'angoscia dello schiavismo intellettuale al quale i cristiani hanno costretto per 2.000 anni gli esseri umani. Lo spazio, in quanto ente in sé, non è concepibile dal punto di vista della ragione, in quanto questa pone al centro del suo pensiero se stessa e quanto proietta sull'oggettività. Lo spazio non ha coscienza di sé, ma è oggettività nella quale si sviluppano le coscienze di sé. Lo spazio diventa oggettività che permette lo sviluppo di ogni soggettività. Se lo spazio è come è e come la nostra ragione lo descrive, allora, se lo spazio come è e come la nostra ragione lo descrive non esistesse, non esisterebbero le condizioni nella quali si sono articolati gli elementi che ci hanno portati ad essere ciò che siamo. Davanti allo spazio silenzioso e inconcepibile della ragione, il veggente è silenzioso, la ragione sconvolta e l'intuire magico, sgomento. Un libro scolastico cita un poeta babilonese: quando di sopra non era nominato il cielo, la terra di sotto non aveva nome, nulla era se non l'abisso. L'erebo, il nero assoluto che tinge lo spazio senza luce e nel quale gli occhi del veggente si perdono. Lo spazio della ragione è il nero assoluto. Lo spazio degli infiniti mondi della percezione è un nero assoluto. La ragione ritaglia la propria descrizione all'interno dell'universale esistente. In quell'universale esistente esiste soltanto il nero erebo, e di nero erebo è quanto alla ragione appare. Il generare è il concetto esiodeo. E vedremo anche come in Lucrezio generare viene tradotto in maniera strana, dopo lo vedremo più tardi. Gli dèi vengono generati, gli dèi determinano la loro esistenza. Quando gli dèi non determinano la loro esistenza, vengono divorati, cessano le loro trasformazioni e il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Si tratta di dèi immortali, di forze che partecipano non solo alla costruzione di se stessi nell'infinito dei mutamenti, ma si tratta di forze che partecipano all'intreccio universale della vita. Quando queste forze, per la loro capacità di trarre la loro volontà da se stesse o per l'intervento di una qualche forma di forza oggettiva che spezza le catene, la prigione o il vaso che le ingabbia, prorompono alimentando della loro forza quanto è simile a loro e che può favorire il loro divenire nell'eternità favorendolo. Il generare deve essere inteso in termini esoterici. Da una coscienza di sé che determina se stessa prendono forma e movimento nuove coscienze di sé che determinano loro stesse.
il generare non necessariamente il prodotto della volontà dell'atto del generante, ma è soprattutto attività collaterale all'esercizio della volontà del generante, finalizzata al raggiungimento di obiettivi diversi dal generare. Il generante esercita la sua volontà nella determinazione della propria esistenza. Il suo fine è esistere. È la sua esistenza che determina il generare. Il generare è dato dalla presenza di un'oggettività che permette la generazione e che accoglie il generato. Da una sostanza che da inconscia si trasforma in coscienza di sé, da forze, situazioni o consapevolezze che spinte dalla propria necessità costruiscono le condizioni affinché coscienze di sé vengano in atto. All'essere terra non gli fregava niente che nascesse essere natura, finché l'essere terra ha cominciato a determinare se stesso e ad accorgersi che perdeva nello spazio energia vitale. E allora ha preso forma, ha preso coscienza l'atmosfera. Ma l'atmosfera non gliene fregava niente di generare l'essere natura, semplicemente doveva determinare se stessa, e determinando se stessa si sono create le condizioni per cui l'essere natura è germinato. Ma non è che la terra ha detto sì, io voglio che l'essere natura nasca, che nascano tanti esseri sulla mia superficie. Voleva solo una cosa, costruire se stessa. E così il cielo voleva solo una cosa, costruire se stesso. Ma nel tentare di costruire se stesso, nel cercare le migliori condizioni per costruire se stesso, ha permesso ad altri esseri di germinare, altri esseri di generarsi. Pertanto il generante esercita la sua volontà nella determinazione della propria esistenza. Il suo fine è esistere, è la sua esistenza che determina il generare. Il generare è dato dalla presenza di un'oggettività che permette la generazione e che accoglie il generato. Da una sostanza che da inconscia si trasforma in coscienza di sé, da forze, situazioni o consapevolezze che spingono dalla prima necessità, costruiscono le condizioni affinché coscienze di sé vengano in atto. E questo è importantissimo anche nella vita quotidiana, cioè il fatto di fare l'amore è una necessità che hanno gli esseri umani. È soltanto il cattolicesimo, soltanto le religioni rivelate impongono con la violenza e la coercizione una finalità al fatto di fare l'amore, cioè fai l'amore per avere figli. Questo è un atto di violenza, è un atto di puro e semplice terrore. In realtà si fa l'amore perché piace fare l'amore. Che dopo nascono anche i figli, vabbè, se ci sono le condizioni perché ne nascono un numero limitato, bene, se no è un disastro come è sempre stato. Però il fatto di fare l'amore, si fa l'amore perché piace fare l'amore, non per fare i figli. Soltanto il terrore, l'orrore delle religioni rivelate impone di fare l'amore per fare figli. Cioè, non lo fo per piacere mio, ma lo fo per piacere a Dio, per fare dare figli a Dio, insomma era una vecchia storia questa, no? Per cui non è un discorso astratto in sé. In altre parole, è necessità propria dell'oggetto che si trasforma da inconscio a cosciente e della situazione oggettiva costruita da enti che determinano se stessi, permettono alla necessità del soggetto di cogliere la propria occasione attraverso la quale divenire nell'eternità dei mutamenti. Necessità è presente nell'oggetto che si trasforma, al di là che questo sia cosciente di sé o meno. La generazione del soggetto altro non è che appropriazione del soggetto di necessità, che porta alla sua trasformazione attraverso la sua volontà. Cioè quando si forma una coscienza, cioè dall'inconscio si passa al cosciente, la coscienza è data dall'attività del soggetto, della coscienza, che prende in mano la necessità che l'ha portata a nascere, e la necessità che l'ha portata a nascere somma la propria volontà. E il movimento degli atomi che si attraggono e che si respingono è un movimento dato da necessità, cioè da cause oggettive proprie della materia. Bene, la diversità fra l'atomo che subisce l'attrarsi e respingersi e la coscienza è che la coscienza può determinare delle variazioni nell'attrazione o nel respingersi. Non può venir meno al fatto di attrarsi o di respingersi, ma può inserire delle variazioni che in base alla propria qualità e alla propria esistenza può scegliere le migliori condizioni, cioè trovare la migliore posizione per riuscire a crescere e a dilatarsi. Questa è la coscienza rispetto all'inconscio. Pertanto, la generazione del soggetto altro non è che appropriazione del soggetto di necessità, che porta alla sua trasformazione attraverso la sua volontà.
l'atto di appropriazione di necessità ad opera di volontà, mentre determina il passaggio dall'inconsapevole al consapevole, dall'altro permette alla volontà del soggetto di indicare l'intento delle sue trasformazioni. Generare significa nascere, significa passare dall'inconsapevolezza della struttura a cui si è parte alla consapevolezza della stessa attraverso le determinazioni della direzione delle trasformazioni soggettive relative all'oggettività nella quale e dalla quale si è generati. Questo discorso, che sembra complicato, che in realtà non lo è, cioè che è semplicissimo, è semplicemente la differenza fra i fattori che noi individuiamo nella trasformazione dei soggetti dallo stato di inconsapevole alla costruzione della coscienza, in contrapposizione a quello che è tutta la filosofia finalistica, che è quella della creazione, quella di una volontà esterna, quello di un uno da cui gli enti provengono, da cui le coscienze provengono. Praticamente le forze della produzione della coscienza o sono interne agli oggetti, sono interne alle coscienze, sono interne agli esseri, oppure sono esterne, sono date da una volontà esterna, da una volontà, da un Dio padrone, da una volontà determinatrice, da un tutto che decide, da un tutto che stabilisce una trasformazione, che stabilisce una linea di reincarnazione, che stabilisce un karma, che stabilisce qualcosa. Per cui le cose sono queste: o le forze sono interne agli esseri, e allora a quel punto gli esseri diventano dei, incontrano gli dei, incontrano se stessi, continuano a costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti, oppure il finalismo, esiste una finalità di esistenza determinata da una coscienza esterna, determinata da un Dio padrone, che decide cosa sono gli esseri e gli esseri devono sottoporsi a questa volontà. Questo è lo scontro che è in atto. Cioè, tutto questo discorso, che è difficile soltanto in apparenza, in realtà è abbastanza semplice, perché va a determinare che le forze di volontà, necessità e l'intento sono all'interno degli esseri, cioè sono all'interno delle cose, sono all'interno degli oggetti e si manifestano in maniera diversa data la qualità delle coscienze e degli oggetti in cui si manifestano. Pertanto, quello che io sto tentando di far capire attraverso questi microfoni, penso da ormai quasi 4 anni, è questo: che tutte le forze che portano a divenire dall'inconsapevole al consapevole, poi al generale, al modificarsi le specie della natura, che si modificano generazione dopo generazione, mentre i pianeti si modificano in maniera diversa, il sole si modifica in maniera diversa, i virus si modificano in maniera diversa, è che tutte le forze che portano alla consapevolezza sono all'interno degli esseri, sono all'interno delle coscienze. Queste forze determinano l'essere Dio di quelle coscienze e noi, seguendo quelle spinte, seguendo quelle forze, possiamo trasformarci in dei. Soltanto seguendo quelle forze, riconoscendo quelle forze dentro di noi e non permettendo l'assoggettamento a nessun'altra forza. Questo è ciò che ci dice la teonia. Uno dei problemi che oggi, dopo 2000 anni di orrore cristiano, dobbiamo risolvere per comprendere le trasformazioni dell'universo e delle specie della natura nel suo insieme, è la questione del generare. Partendo dalle considerazioni culturali, si è costruita nel linguaggio comune, nei concetti a priori del pensiero, una struttura logica secondo la quale qualcuno qualche cosa genera, dove per generare è considerata la volontarietà dell'atto relativo alla generazione. L'atto del generare non è dato dall'esistenza di una oggettività che ha in sé i caratteri attraverso i quali qualche cosa diventa cosciente e consapevole in sé, ma è atto di volontà e determinazione del generante nello specifico generare. Cioè, vorrei vedere se il bambino in pancia della madre non avesse la volontà di crescere, non avesse la volontà di dilatarsi, quale generato darebbe la madre del bambino? Cioè, se il bambino venisse fuori, no, il bambino non viene fuori, è la volontà del bambino che porta il bambino a nascere. Però noi come esseri umani educati al cristianesimo vogliamo strappare al bambino la sua volontà di nascita, vogliamo pensare a che il bambino, mentre cresce nella pancia della madre, non abbia una volontà, non abbia delle determinazioni, non abbia un intento. Ma questo è dato dalla nostra educazione cristiana, cioè il cristianesimo convince gli esseri umani che il bambino non ha volontà, è una bestia più o meno, insomma, dopodiché trasforma il mondo in bestia, dopodiché costruisce i campi di sterminio, vabbè. Nel paganesimo la questione è diversa.
Il generato si genera da sé, mentre il generante costruisce le condizioni nella quale il generato, appropriandosi di necessità attraverso volontà, determina nell'oggettività in cui si esprime la propria esistenza. Pertanto il fatto che io faccio l'amore non è che lo faccio per generare, lo faccio perché a me sta bene, cioè per costruire me stesso. E nel fare l'amore costruisco le condizioni affinché qualcuno si possa essere generato. Questo qualcuno afferra le condizioni che gli si presentano, quella occasione si presenta alla sua volontà, se le condizioni permangono e quella volontà continua ad esprimersi, viene a generarsi un'altra coscienza. Pertanto, il generato si genera da sé, mentre il generante costruisce le condizioni nella quale il generato, appropriandosi di necessità attraverso volontà, determina nell'oggettività in cui si esprime la propria esistenza. L'accento va posto dal generante al generato, dove la centralità non è data dal generante, ma dal generato. Il generato è quella concentrazione di energia vitale che incontra delle condizioni attraverso le quali passa dalle condizioni inconsapevoli a quelle di consapevolezza di sé. Gli esseri umani ci mettono 9 mesi a crescere nella pancia della madre. Veramente la consapevolezza avviene in un attimo, cioè nel momento stesso in cui lo spermatozoo entra nell'ovulo comincia a formarsi la consapevolezza. Ma addirittura negli esseri solo energia vitale è una frazione infinitesimale di secondo in cui una concentrazione di energia vitale passa da inconsapevole a consapevole, che poi diventa consapevole, cioè si muove esattamente come lo spermatozoo dentro l'ovulo comincia a ingrandirsi, cioè comincia a formarsi il futuro essere umano con dei tempi lunghissimi, e naturalmente anche loro hanno dei tempi lunghissimi per costruire la propria coscienza, la propria consapevolezza, ma è una frazione infinitesimale di secondo. Il generante si limita a espandere se stesso nell'oggettività, a costruire le condizioni per sviluppare il proprio sapere e la propria conoscenza, rispondendo agli impulsi di necessità di cui si è appropriato attraverso la propria volontà. Vivere è l'imperativo del generante. Vivere è l'imperativo, non generare. Il generare è parte del fine e della necessità di espansione del generante, ma non è l'intento primario del generante. Il generante può generare perché si è espanso nell'oggettività, scegliendo le condizioni migliori per continuare ad esistere, e quelle condizioni, nel caso degli esseri della natura, implicano il generare come bisogni sviluppatisi dagli adattamenti soggettivi alle variabili oggettive delle singole specie. Il generato dunque nasce da se stesso. Questo relativo alla costruzione della coscienza e della consapevolezza. Ripeto ancora, il generato nasce da se stesso. Chi genera qualcuno non fa altro che costruire le condizioni affinché il generante si generi, cioè il generato si generi, scusate, ma mi sto un pochetto inverigolando la lingua. Allora, è chiaro questo, cioè, questo discorso noi lo dovremo continuare a fare parecchie volte. Perché? Perché è uno dei cardini fondamentali di distinzione fra il paganesimo e il cristianesimo. Cioè, il cristianesimo, partendo dal presupposto che esiste un Dio creatore, esiste chi genera, ed è il generatore, cioè è il genitore, se vogliamo chiamarlo così, il padrone di quanto genera. In realtà nel paganesimo è esattamente il contrario, cioè hai una responsabilità per aver generato, ma non sei il padrone di quanto hai generato, ma sei al servizio di quanto hai generato. E da qui viene ancora capovolto il discorso dei cristiani, che non è onorare il padre e la madre, ma è il padre e la madre che devono onorare i figli. Per cui, da un discorso di caos primordiale passiamo a un discorso di attualità, cioè un discorso della società civile. Se si impone al figlio di onorare il padre e la madre, si costruisce una società di galera, come è stato fatto dal cristianesimo 2000 anni a sta parte, e prima il cristianesimo, quello che c'era prima. Se invece si impone ai genitori di onorare il figlio, si impone ai genitori di costruire le migliori condizioni di vita affinché il figlio possa vivere.
affinché il figlio possa espandersi e possa diventare responsabile della propria vita. Se si impone al figlio di onorare il padre e la madre, si costruisce uno che si fa di eroina. È chiaro questo. Perché i ragazzi si fanno di eroina? Perché si impone ai ragazzi di onorare il padre e la madre. È lineare, non fa una piega. Si può esprimere in maniera diversa, si può esprimere in condizioni diverse, esistono reazioni fra i ragazzi in maniera diversa, tutto quello che volete, esistono situazioni sociali diverse che impongono cose diverse, però estremizzando il discorso e dicendo la papale papale, il fatto che i cristiani abbiano imposto ai figli di onorare i genitori, hanno costruito le condizioni affinché questi facessero di eroina. Naturalmente, perché questi facessero di eroina, occorreva uscire fuori dalle condizioni della miseria del 1800, occorreva avere i soldi per comperarla, occorreva l'organizzazione per spacciarla, occorreva tutto questo, però, date queste condizioni che vengono a coincidere, il fatto che i cristiani abbiano costretto i figli ad onorare i genitori, hanno portato i figli a farsi di eroina, a farsi di sballo, a farsi di discoteca, a farsi di vuoto e di niente in pratica. Va bene. Allora, per oggi sulla teogonia ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui sulla teogonia e continueremo sempre col generale e il generante la prossima volta. Passiamo a qualcosa di un po' più leggero. Comunque questo discorso del generale e del generante lo faremo ancora un sacco di volte. Va bene, allora, visto che oggi sono qua e non c'è Francesco, facciamo così. Io preparo la rassegna stampa di quello che devo dire, e ce n'ho parecchio in realtà da dire, e attacco i telefoni. Va bene, allora, vi ricordo che i numeri di radiogamma sono 049 700 700, e 049 700 838, per cui io continuo a dire tutto quello che ho da dire e cominceremo con lo scandalo dell'Armata Bianca, cioè questo allarme 7.